Il gas insieme alle rinnovabili è destinato a giocare un ruolo chiave in Europa e nel resto del mondo per una ragione molto semplice. L'accordo di Parigi e il fatto che l'Europa, insieme a molti altri paesi, ha deciso di ridurre le emissioni. Le rinnovabili sono destinate, e hanno già avuto un successo molto grande, sono destinate a diventare la prima fonte di produzione elettrica in Europa a breve. Abbiamo visto l'eolico e l'eolico offshore battere dei record di costi e le riduzioni continueranno ad avvenire negli anni a seguire. Il ruolo del gas in questo nuovo mix elettrico che cambierà anche, sempre più destinato ad appoggiare le rinnovabili che fruttano la loro produzione e quindi portare un supporto a questa produzione variabile. Insieme a questo cambiamento di ruolo deve arrivare anche un cambiamento di regolamentazione per fare in modo che le capacità di gas che sono in questo sistema verranno retribuite in maniera adeguata. Allora, nei nostri scenari del World Energy Outlook, che sviluppiamo all'Agenzia Internazionale per l'Energia, abbiamo analizzato cosa succede al mondo energetico nei prossimi 30 anni se tutto quello che gli stati hanno descritto nelle National Determined Contribution degli accordi di Parigi viene implementato. E il futuro è molto chiaro. Abbiamo un re e una regina che sono rinnovabili e gas. Il carbone che è stato il re degli ultimi 25 anni e ha supportato lo sviluppo economico mondiale sarà relegato a un ruolo molto meno importante. Il petrolio, grazie all'avvento dei veicoli elettrici e all'efficienza sempre più importante nelle nuove autovetture, diventerà anche lui meno rilevante. Quindi, molto molto chiaramente, una nuova coppia reale per i prossimi 25 anni nel futuro energetico mondiale.